Buon salve ragazzi, un saluto da Matt e benvenuti su Nerd is the Way. Oggi, diversamente dal solito, vi racconterò una curiosità avvenuta nel mondo di Azeroth che rischiò seriamente di distruggere uno tra i più famosi titoli multiplayer di sempre, World of Warcraft. Ecco a voi la piaga del Corrupted Blood. L'epidemia scoppiò il 13 settembre del 2005, con il rilascio da parte di Blizzard di un aggiornamento contenente un nuovo dungeon in una zona chiamata Zul'Gurub, controllato da un drago demoniaco di nome Akkar come boss finale. Tra i suoi potentissimi attacchi, il demone possedeva anche un debuff chiamato Corrupted Blood e progettato per simulare una malattia che infettasse il sangue dei personaggi, infliggendo loro danni continuati nel tempo e trasmissibile per prossimità ai giocatori vicini. I primi giocatori che entrarono nel dungeon affrontarono il boss e lo batterono con il loro party, uscendo poi una volta completata la quest e battuto il demone, senza sapere cosa questo avrebbe comportato per l'intero mondo di gioco. Il Corrupted Blood era pensato per durare pochi secondi e avere effetto limitato all'area del raid. Tuttavia, a causa di un bug nella scrittura del codice, il suo effetto poté essere contratto sia dai pete degli Hunter sia dai demoni degli stregoni, rimanendo silente in questi ultimi e rendendoli di fatto portatori sani della malattia al di fuori del dungeon. Più giocatori affrontavano il demone uscendone vittoriosi e più pet fungevano da potenziali diffusori della malattia. La situazione iniziò velocemente a precipitare quando gli stessi giocatori con i pet infetti inconsapevolmente li evocarono nelle principali città di Azeroth per delle missioni o per semplice diletto personale. Questo attivò non solo il PET, ma anche il Corrupted Blood al suo interno, permettendo così al Famiglio di infettare qualsiasi giocatore vicino a lui e una volta attaccato un personaggio fare lo stesso con quelli intorno, dando vita a un'escalation esponenziale. Bastarono poche ore per trasformare un debuff fastidioso in una vera e propria pandemia che si diffuse rapidamente in tutto il mondo di gioco. Progettata per causare un danno considerevole a un giocatore di massimo livello ben equipaggiato, fu quindi capace di uccidere istantaneamente o nel giro di pochi secondi i giocatori di livello inferiore che in teoria non l'avrebbero mai dovuta contrarre, essendogli impossibilitato l'accesso al dungeon di Zul'Gurub. Ad aggravare la situazione c'erano anche i PNG, o personaggi non giocanti, che infettati dalla malattia ma non afflitti dal danno, agivano da serbatoi immortali per l'epidemia. Il Corrupted Blood influenzò significativamente l'esperienza di gioco durante quel periodo, spingendo giocatori a trovare ogni modo possibile per sopravvivere. Sebbene la morte degli avatar su WoW sia temporanea, comporta comunque una certa perdita di denaro e di tempo e l'impossibilità di effettuare le normali attività di gioco prima di ritornare in vita. Inoltre, la malattia non si eliminava una volta morto il personaggio, riattivandosi appena l'anima del giocatore fosse rientrata nel corpo, rendendo di fatto inutile il respawn. Ma ciò che colpì maggiormente fu osservare la reazione dei giocatori. Alcuni di essi si unirono senza distinzioni tra orde e alleanza, cercando di portare aiuto dove possibile. Gli healer si misero a disposizione per curare gli infetti, donando loro ore aggiuntive di gameplay prima della morte, mentre personaggi privi di abilità utili avvertivano gli altri giocatori sull'epidemia in atto, aggiornando in tempo reale la lista delle aree ormai infette. Altri si rifugiarono in aree remote, evitando ogni contatto con altri personaggi, sperando così di trovare la salvezza del proprio PG nella solitudine. Altri ancora, invece, abbracciarono la maledizione, incredibilmente attratti dal suo potere distruttivo nel mondo di gioco, puntando deliberatamente a espandere l'epidemia, infettando quanti più giocatori e personaggi non giocabili. Le principali città erano divenute ormai dei silenti cimiteri privi di vita e vennero abbandonate e rese deserte, lasciando al suo interno solo strade ricoperte dagli scheletri dei morti. Mentre i server di Azeroth stavano lentamente soccombendo alla malattia, Blizzard tentava disperatamente di venire a capo della questione, trovando una soluzione al bug. L'aggressività del Corrupted Blood, unita all'aiuto dei Griefer che ne aumentavano la diffusione, rese pressoché impossibile la creazione di una patch correttiva definitiva, obbligando la Software House ad adottare la scelta più drastica per venire a capo del problema: attuare un reset totale del server di gioco. Fatta terra bruciata intorno a sé e fatto partire il mondo prima dell'aggiornamento di Zul'Gurub, tutto tornò alla normalità, decretando la fine dell'epidemia dopo poco più di una settimana di devastazioni.
Al di là delle conseguenze in game, quello che però incuriosisce è come questo evento venne osservato al di fuori del mondo del gaming, nella realtà di tutti i giorni. La piaga del Corrupted Blood catturò velocemente l'interesse di numerosi analisti, epidemiologisti e servizi di intelligence antiterrorismo, in quanto rappresentò un esempio virtuale concreto di quello che sarebbe potuto accadere in caso di pandemie o attacchi biologici nel mondo reale. Ad esempio, nel marzo del 2007, l'epidemiologista israeliano Ran Baliser pubblicò un articolo sulla rivista Epidemiology nel quale descrisse le similitudini tra il Corrupted Blood e la SARS e l'influenza aviaria. Baliser suggerì lo studio dei giochi di ruolo per creare un modello del contagio delle malattie infettive. L'idea venne ritenuta in effetti interessante e lo stesso CDC, Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, contattò direttamente Blizzard Entertainment per richiedere statistiche sull'evento da usare a scopo di ricerca. Un ulteriore esempio di questo legame tra il mondo virtuale e quello reale può essere la conferenza Games for Health di Baltimora del 2008. In questo caso l'infezione virtuale venne comparata a un'epidemia reale originata in un luogo remoto e disabitato, i cui vettori sono uomini e animali, analogamente all'influenza aviaria, trasmettendola per contatto e con presenza di portatori sani asintomatici, come i PNG nel caso del Corrupted Blood. Un aspetto che ad esempio non era stato preso in considerazione dagli epidemiologisti nei loro modelli era il fattore legato alla curiosità, con molti giocatori che si avvicinavano alle aree infette per avere un'idea dell'epidemia, allontanandosi poi rapidamente, paragonato ad esempio al comportamento dei giornalisti nella vita reale. Come possiamo quindi vedere, il legame presente tra mondo reale e gaming può essere molto più stretto di quanto si possa pensare, e demonizzare il secondo additandolo a causa di alcuni problemi del primo non è sempre necessariamente la cosa più giusta da dire. Molte volte, infatti, il gaming può fungere da aiuto per la nostra vita di tutti i giorni. Sperando che questo video vi abbia intrattenuto e vi abbia divertito, grazie a tutti per essere passati, lasciate un like e a molto presto!